cui adesso al di là se si parla della variazione si può divagare un po' sull'ospedale, su TikTok, su tutto, si può parlare di tutto, va bene, però c'è un fatto, se parliamo di delibera, se parliamo di variazione, la variazione del 12 settembre non parla di aumenti di tariffe per il servizio di trasporto scolastico, quindi ecco questo spero con onore della verità, non parla di diminuzione del servizio, non parla di questo perché non è stato detto in assoluto in nessun modo, con nessun atto che i servizi vengono ridotti. Ringrazio la dottoressa Bottiglieri che sollecita la razionalizzazione dei percorsi ed è quello che ho detto presentando questa variazione dicendo quello che la stessa maggioranza ha chiesto, cioè il fatto di aderendo a questa nuova convenzione si pone la necessità di rivedere cambiando il criterio di conteggio, quindi che prima era a chilometro, ora è a chilometro, si pone ragionevolmente l'opportunità di rivedere i percorsi, di analizzarli, anche perché erano situazioni consolidate che non tenevano neanche presente di alcune indicazioni del regolamento del trasporto scolastico che sono comunque importanti ai fini di una razionalizzazione. Quella, per esempio, una su tutti, che il trasporto scolastico è garantito innanzitutto ai bambini presso la scuola più vicina alla propria abitazione. Quindi ecco, ci sono delle cose che la maggioranza, i consigli di maggioranza, la maggioranza da tutta pochi giorni fa hanno chiesto e che l'assessorato di riferimento si farà carico.